Sono un ballerino professionista, ho 27 anni, vivo a Marsiglia da ormai 7-8 anni, lavoro in diversi teatri, e prove, preparo spettacoli e viaggio tanto. Io ho iniziato a 18 anni a lavorare in Italia con Casanova, quindi sempre un'opera della stessa produzione, con Daniele Martini sempre che ha scritto le musiche. E lì avevo proprio 18 anni, è stata la mia prima esperienza e questo è il secondo progetto che faccio con voi, con Pierre Cardin. Il personaggio ha una bella evoluzione per me durante lo spettacolo, nel senso che inizia, che secondo me non si rende proprio conto di quello che va a succedere durante tutta l'opera musicale. Inizia che è un po' naif, un po' ingenuo e scopre Londra, gli piace Londra, eccetera. Poi piano piano, quando inizia a comprendere che il corpo e la mente di Dorian, quello che vogliono fare, di lui, quello che vogliono imprigionarlo, eccetera, ha un cambiamento di personalità e in modo molto dark per me, molto scuro e che mi piace parecchio. Quindi soffre, inizia a soffrire, inizia a chiudersi in se stesso, inizia a essere un po' più cattivo e quindi per me c'è una bella evoluzione durante tutto il pezzo, fino alla fine, che non ve la svelo. Non so se c'è veramente qualcosa che corrisponde a me, nel senso che non ho paura di invecchiare, non mi fa paura, però posso capirla. Quindi mettermi in gioco in questo senso può essere difficile, perché come non avendo paura, anzi per il momento mi piace invecchiare, quindi non risento questa energia scura dentro di me, però è bello poter lavorare per ritrovarla, cercarla dentro di me e poterla esprimere al pubblico. Per me il ruolo della danza in questo spettacolo è far vedere a livello fisico e energetico come questo personaggio cambia e modifica il suo essere durante tutta l'opera. Okay? Quindi non solo attraverso la voce, non solo attraverso gli sguardi, eccetera, ma anche a livello fisico, proprio risentire quella che è tutta la sua evoluzione interiore a livello fisico e voilà. È molto importante perché siamo solo due su scena e quindi se non c'è feeling, non c'è contatto, eccetera, è molto difficile tenere uno spettacolo di un'ora e un quarto. Però con me e Federico funziona tutto bene, ci troviamo benissimo in scena insieme e credo che verrà fuori proprio un bel progetto insieme. In questo spettacolo la bellezza è soprattutto estetica, nel senso che Dorian Gray quello che ricercava era la bellezza estetica. Però ci sono tanti tipi di bellezza e forse anche questo è il messaggio che alla fine può passare durante lo spettacolo, è che non bisogna soffermarsi soltanto alle apparenze ma anche alla bellezza interiore. Quindi lo si vede molto nell'anima, come poi l'anima soffre quando c'è soltanto tanta estetica.